Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi finalmente riesco a fare un video che mi avevate chiesto un sacco di tempo fa, ossia quello in cui vi mostro tutte le mie bustine di tè o tutte le qualità di tè che io consumo abitualmente, che preferisco, che compro magari frequentemente. So che è un video che mi avevate chiesto parecchi mesi fa, ma ho voluto aspettare la stagione un po' più fredda perché mi sembrava comunque più in linea anche con il periodo dell'anno, perché magari in estate mettersi a parlare di tè caldo, perché sono tutti tè che vanno, diciamo, messi in infusione nell'acqua calda, mi sembrava poco adeguato e quindi ho voluto aspettare. Però direi di non perderci troppo in chiacchiere, vi faccio vedere subito i tipi di tè che io preferisco. Però prima di farvi vedere le tipologie di tè, devo farvi vedere la teiera che uso. Questa è la mia teiera. Questa qua io la utilizzo molto spesso, mi piace tantissimo perché ha questo manico fatto un po' così che è mobile, potete spostarlo come preferite. Ha questo tappo che è fatto così, ha un'apertura praticamente qua e si toglie abbastanza facilmente. Poi per il resto è una teiera molto tradizionale, però mi piace tantissimo, quindi io di solito quando prendo il tè utilizzo questa. Prima cosa vi faccio vedere l'ultimo acquisto, infatti è ancora sigillato. Ho preso questo della Tè in Fré, che è un tè nero allo zenzero e curcuma che ha delle proprietà antiossidanti. Mi incuriosisce molto provare questo tè con zenzero e curcuma, che sono comunque due spezie che a me piacciono moltissimo, hanno un sacco di proprietà, quindi insomma, adesso io qui non mi dilungo a elencare tutte le proprietà dello zenzero e tutte le proprietà della curcuma, perché altrimenti viene un video lunghissimo. Però tra le tante proprietà che hanno c'è anche quella di essere antiossidanti e quindi mi faceva molto piacere provare questo tè. Poi ho questo della Lipton che è un tè bio, frutti di bosco con mela e ibisco. Questo lo avevo trovato nella Degustabox, quindi l'ho assaggiato e devo dire che mi piace molto. E le bustine di tè sono a triangolo, sono quelle fatte così. Spero la vediate perché c'è il riflesso, come al solito io combatto sempre con i riflessi. Comunque sono delle bustine molto carine che si differenziano un po' da quella classica piatta. Quindi, insomma, è una cosa carina a vedersi più che altro, perché poi il tè è sempre lo stesso, però secondo me anche il modo in cui si presenta può essere carino. Poi andiamo avanti con un altro tipo di tè che è ancora sigillato perché non l'ho ancora bevuto, però lo conosco, è il tè in Fré classico deteinato, quindi questo è proprio quello classico e ce l'ho perché anche questo era nella Degustabox. Devo dire che io il tè classico di solito non lo compro perché mi piace di più aromatizzato, però comunque non mi dispiace, quindi anche un classico tè ogni tanto ci può stare, comunque un prodotto che conosco, già bevuto, quindi insomma so di cosa stiamo parlando, però solitamente non lo compro, ce l'ho perché era nella Degustabox. Invece ho comprato io volutamente l'infuso della Pompadour alla mora e lampone. Questo mi piace tantissimo. Il lampone è il mio frutto preferito, la mora anche devo dire che mi piace parecchio e mora e lampone insieme si sposano benissimo. Quindi questo è veramente buono. Se non l'avete mai provato e vi piace il lampone, vi piace la mora, provatelo perché è davvero buonissimo. Poi un altro infuso che io bevo da tanto tempo e che mi piace è quello alla mela della Pompadour. Eccolo qua. Io queste tipologie di tè di Pompadour di solito le compro sul sito. Quindi se non avete mai acquistato sul sito di Pompadour, io ve lo consiglio perché le spedizioni sono velocissime, i prodotti arrivano integri, perfetti e ci sono un sacco di tipologie di tè che io nei supermercati non riesco a trovare. Questo alla mela, ad esempio, io non l'ho mai trovato nei supermercati, almeno non nella mia città, e l'ho sempre preso sul sito. Infatti mi ricordo che Fiore del canale Fiore Corso, che vi lascio giù in info box visto che la sto nominando così almeno sapete di chi parlo, aveva citato questo tè nel suo video tag Una mela al giorno.
dicendo che non riusciva a trovarlo nei negozi e io le avevo scritto dicendo che sul sito era disponibile, proprio perché io questo l'ho sempre acquistato sul sito, quindi insomma vi consiglio di dare un'occhiata al sito Pompadour, che non mi paga, quindi non è una pubblicità, ve lo sto dicendo così per informazione. Perché ci sono tanti tè diversi di tante tipologie, quindi anche solo per farvi un giro io ve lo consiglio. Poi restiamo in tema Pompadour, vi faccio vedere anche l'infuso alla menta piperita. Questo io lo bevo più volentieri quando arriva la stagione un pochino più calda, quindi magari in primavera, in estate no, perché il tè caldo in estate non lo bevo, però in primavera magari lo bevo. E questo, la menta piperita, devo dire che non mi dispiace per niente. Inoltre ha delle proprietà digestive. Io fortunatamente, almeno per il momento, non ho problemi digestivi, però comunque per chi avesse problemi digestivi sappiate che la menta aiuta molto la digestione. Poi, sempre di Pompadour, vi faccio vedere questo che è uno dei miei preferiti, che è Magia d'inverno. Questo è veramente un tè eccezionale, soprattutto nel periodo di Natale, nel periodo delle feste, perché ha un sapore che si associa benissimo al periodo natalizio. All'interno c'è un po' di liquirizia, un po' di cannella, la scorza d'arancia, poi c'è la mela. Vi faccio vedere meglio la confezione. E quindi sono veramente delle tipologie di frutta che insieme stanno benissimo e a me piace veramente tantissimo in inverno questo tè. Quindi io davvero ve lo consiglio. Questo provatelo anche semplicemente se volete fare un regalo a Natale a qualcuno, magari volete regalare qualcosa che sia alimentare. Sicuramente questo verrà apprezzato perché è davvero buono. Adesso cambiamo marca, vi faccio vedere questo infuso alla ciliegia e cannella. Anche questo è veramente buonissimo, soprattutto nel periodo invernale, perché la cannella comunque è qualcosa che io vedo bene in inverno, soprattutto nel periodo delle feste di Natale. Questo qui con la ciliegia e la cannella è anche questo uno dei miei preferiti, perché comunque ha quel sapore che avvolge, quel sapore che scalda, quindi veramente è una cosa buonissima. Adesso vi faccio vedere un tè un po' particolare perché arriva dalle isole Hawaii e si tratta di questo tè della marca Hawaii Coffee Company ed è un tè all'ibisco, miele e limone. Questo è veramente buonissimo, ma soprattutto è molto particolare perché arriva proprio dalle isole Hawaii. Se mi seguite da tanto tempo, sapete che io ho dei parenti alle isole Hawaii. Se invece mi seguite da poco, magari non lo sapevate, ve lo dico adesso, ho dei cugini, ho veramente tantissimi cugini alle isole Hawaii. Ora non vi racconto perché ho dei parenti alle isole Hawaii, altrimenti ci stiamo una vita. Però ogni tanto mi mandano dei regalini, delle cose, sono sempre molto gentili e questo tè arriva direttamente dalle loro isole e devo dire che è veramente buono. È anche bella la scatola perché come potete notare ci sono i fiori tipici hawaiani e questo in particolare ha ibisco, limone e miele ed è veramente una cosa particolarissima che comunque a me piace. Poi torniamo in Italia invece perché vi faccio vedere un classico tè al limone biologico della marca Solidal Coop. Quindi questo è della Coop della linea La Bottega Solidale. Non so se avete mai provato i loro prodotti, i prodotti di questa linea. A me piacciono sinceramente. Questo è un classico tè al limone che avevo preso più che altro perché ogni tanto ci vuole anche il classico tè al limone, diciamoci la verità, perché quelli aromatizzati sono buoni, però ci sono delle giornate in cui magari ho voglia di qualcosa di più classico. Io il tè non lo bevo tutti i giorni perché non voglio che mi si macchino i denti, quindi il tè io lo bevo magari una volta o due alla settimana, quindi non è una cosa quotidiana. Però magari nei weekend col mio compagno ci facciamo la nostra pausa tè, ci apparecchiamo il tavolo, mettiamo i biscottini, insomma facciamo una cosa così un po' romantica in un certo senso e quindi proviamo magari tante tipologie di tè diverse. Poi un infuso che ancora non ho avuto il coraggio di provare è questo, l'infuso biologico di finocchio della marca Viviverde Coop.
Perché dico non ho avuto il coraggio? Non ho avuto il coraggio perché a me il finocchio non piace tanto, però avevo preso questo perché ha delle proprietà sgonfianti. Ora io sinceramente non ho particolari problemi di gonfiore, però ci sono dei periodi durante il mese, soprattutto quelli vicini all'ovulazione, in cui ho del gonfiore che mi infastidisce, mi dà fastidio perché più che altro è una tensione addominale. E quindi mi avevano detto di provare l'infuso al finocchio, però devo essere onesta, ancora non ho avuto il coraggio. Ce l'ho qua, ci giro intorno, lo guardo, prendo la scatola, però essendo un sapore che mi piace poco, diciamo che per il momento ce l'ho ancora qui. Però, insomma, prima della scadenza comunque sicuramente lo proverò, lo assaggerò e alla peggio lo regalo a qualcuno. Quindi quello è uno dei pochi tè sui quali non vi so dire se è buono o no perché ancora non l'ho assaggiato. Invece ho assaggiato e ho apprezzato il tè ai fiori blu che è di Bottega Verde. La scatola è carinissima, quindi questo packaging veramente molto carino, così con i fiori sul lilla, sul viola ed è veramente veramente buono. Ha un profumo eccezionale e lo trovate sul sito di Bottega Verde. Non so nei negozi se lo abbiano, io l'ho comprato sul sito ed è questo tè ai fiori blu. È semplicemente un tè nero arricchito con petali di fiori blu, tra cui la violetta. È veramente buono, questo mi è piaciuto tantissimo. Inoltre, guardate il packaging com'è carino e quindi è adattissimo anche per un regalo. Siccome si sta avvicinando il periodo dei regali di Natale, io vi consiglio, se non l'avete ancora provato, questo tè eventualmente anche per fare un regalo, perché davvero ha un bellissimo packaging. Adesso andiamo a Londra perché vi faccio vedere il tè classico di Londra nella scatolina tipicamente londinese, quindi con degli scorci della città. Questo è veramente buono perché il tè inglese comunque è buono ed è bella anche la scatola. E a proposito di tè inglese, vi faccio vedere questo che è nella scatola di latta. Questa è una scatola bellissima. È bellissima, è un porta un salvadanaio, scusate, vedete che qui ha la fessura per le monete. Quindi il tè in realtà me l'hanno regalato tanti anni fa, me l'aveva regalato mia cugina che durante un viaggio a Londra mi aveva portato questo souvenir e io poi ho tenuto la scatola perché comunque è veramente bellissima e all'interno comunque c'era il tè che non era in bustine, ma era quello che dovete andare a filtrare, quindi quello che andate ad inserire nell'acqua direttamente con il filtro. Però devo dire che la scatola è bellissima. Poi vi faccio vedere l'ultima scatola e poi passiamo alle bustine sfuse, che ne ho poche, ma qualcosina ho. Questo è un infuso collection, quindi è una collezione di bustine di tè di varie tipologie. Abbiamo quello al limone, poi c'è quello alla menta e liquirizia, poi abbiamo quello ai frutti rossi, zenzero, limone, ciliegia e cannella. Quindi quello alla ciliegia e cannella, come avete visto prima, l'ho anche comprato singolo. E poi invece questo qui ne ha tanti diversi, quindi ci sono le bustine dentro di diverse tipologie. Questo mi piaceva perché secondo me comunque in un'unica scatola avete la possibilità di cambiare la tipologia di tè ed è comunque una bella idea. Adesso passiamo alle singole bustine. Ho questo tè allo zenzero e arancia che mi ha regalato mia madre. Lei aveva tutta la scatola, me ne ha regalato qualche bustina. La marca è Bennett, quindi è la marca supermercato Bennett che nella mia città non c'è. Diciamo che la Bennett più vicina a casa mia è in Piemonte, quindi fate voi, io sono di Genova. Però probabilmente era capitata in questo supermercato, ha comprato questo tè e me ne ha regalato qualche bustina. Devo dire che è molto buono questo. Poi invece ho quattro tipologie di tè, questo, fragola e mango. A me il mango non piace sinceramente, però insomma me lo hanno regalato e quindi va bene, l'ho tenuto. Poi abbiamo questo che invece è mirtillo rosso e lampone. Poi l'ultimo che è ai mirtilli, questo qua, e poi c'è questo che è al miele e arancia, eccolo qua.
E queste sono le bustine sfuse. Poi di solito io più che bustine sfuse ho tutte le scatole con il tè messo in modo ordinato, perché già la casa è piccola e incasinata. Se tengo anche il tè sparso da tutte le parti, poi non ci capiamo più nulla. Quindi queste sono tutte le mie tipologie di tè. Fatemi sapere nei commenti qual è il tè che preferite, se vi piace ovviamente. Io vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Io vi mando un bacio enorme.